Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, molto spesso su Instagram mi chiedete dei consigli anche su tematiche molto personali, molto delicate della vostra vita e io, per sempre lo stesso discorso che voi siete tantissimissimissime, io sono solo una, non riesco a rispondere ad ognuno di voi e mi sento molto in colpa. Quindi ho pensato, perché non fare un video in cui rispondo appunto e vi do i consigli? E lo faccio in video perché secondo me in video riesco ad aiutare molto più persone, perché aiuto la persona che mi ha chiesto il consiglio, ma anche tutte le altre persone che si ritrovano nella stessa situazione, quindi penso possa essere ancora più utile rispetto che rispondere singolarmente su Instagram. Quindi oggi dedico un video proprio a questo, lo dedico a voi. Vi ho chiesto su Instagram in un fumetto di lasciarmi le vostre domande, i consigli che desiderate che io vi dia e adesso li leggeremo assieme. Ho visto che mi sono arrivati tantissimi messaggi, tantissime richieste, quindi mi scuso in anticipo se non riesco a rispondere a tutti, però cerco di farne quante più possibili, ma sono molto delicate, quindi è giusto anche che io mi prenda il giusto tempo. Come riuscire a dimenticarlo? Puntini, puntini. Ho visto che questa è una cosa che mi chiedete in tanti, in tanti. Volete un mio consiglio su questo perché mi vedete sempre molto forte, ma dovete capire che anch'io ho i miei momenti di debolezza, non dovete pensare che io sia sempre fortissima, eccetera. Anch'io sono sensibile, anch'io ho i miei momenti tristi. Però una cosa che posso risponderti è il tempo. Lo so, è una cosa che sentiamo dire costantemente e quando mi è capitato di sentirmela dire mi ha dato anche fastidio, però purtroppo è la verità, ti devi dare tempo. E cerca di non essere troppo dura con te stessa, cerca di parlare a te stessa come se stessi parlando ad un cucciolo, ok? Ad un cagnolino piccolo, un gattino o ad un bambino piccolo. Quindi impariamo ad avere pazienza con noi stessi, impariamo a dire se ho bisogno di tempo per sentirmi meglio, mi prenderò del tempo, ci vorrà del tempo. Non c'è scritto da nessuna parte che il giorno dopo che qualcuno si lascia, ma neanche che dopo 6 mesi, dopo un anno, non esiste un tempo giusto, non esiste la tempistica giusta, non esiste che dopo un tot bisogna aver dimenticato l'ex o se lo dimentichiamo troppo presto non va bene. Non esistono queste, non esistono regole. Quindi se non l'hai ancora dimenticato, significa che è giusto che sia così, lascia che sia il tempo a guarire le ferite perché lo farà, te lo posso assicurare, ma un consiglio che ti posso dare è di non cercare di evitare il dolore che senti, non cercare di evitare il male che senti, la tristezza che senti, anzi la cosa da fare è sempre ascoltare come ci sentiamo, quindi se senti tristezza, se senti solitudine, amarezza, qualsiasi cosa sia, concentrati su te stessa, quindi guardati dentro e ascolta quelle sensazioni, ascolta quei sentimenti, viviteli. E vedrai che capendoli, guardandoli in fondo, poi piano piano svaniranno, perché ho imparato per esperienza che se cerchiamo di spingere via e cerchiamo di non sentire la tristezza e tutte quelle sensazioni lì, poi tornano doppiamente più forti e dovremo riaffrontare la stessa cosa in futuro. Io vivo perennemente con l'ansia per qualunque cosa, vorrei un consiglio per poterla superare. Beh, questa è una domanda impegnativa. Quello che ti posso consigliare è di, uno, ti consiglio i libri di Eckhart Tolle, specialmente Il potere di adesso per iniziare, o Un mondo nuovo. A me ha aiutato tanto, a me hanno aiutato tanto i suoi libri, perché l'ansia è dovuta dal nostro pensare costantemente al futuro oppure pensare costantemente al passato. Quindi o ricordiamo quello che c'è stato in passato e continuiamo a riviverlo nella nostra mente, oppure pensiamo al futuro ed abbiamo ansia per quello che succederà in futuro, quindi abbiamo la mente proiettata o verso il passato che non esiste o verso il futuro che non esiste, perché il passato è esistito, il futuro esisterà, ma io adesso mi trovo nel momento presente, io sono nell'adesso. Quindi cerca di non focalizzarti sul passato né sul futuro, ma concentrati sul momento presente. E come allenamento ti consiglio di cercare di
fermare i tuoi pensieri, perché troppo spesso ci identifichiamo con i nostri pensieri. Noi non siamo i nostri pensieri, noi siamo lo spirito che ascolta i pensieri, che riesce ad osservarli, perché se fossimo i nostri pensieri non riusciremmo ad osservarli dall'esterno, ok? Renditi conto quando un pensiero arriva e ti porta ansia e digli: pensiero, no grazie, adesso non mi servi, e lascialo andare. Se possiamo agire in qualche modo influenzando il nostro futuro positivamente, facciamolo, ma se ci sono cose su cui non abbiamo potere, dobbiamo affidarci all'universo, affidiamoci all'universo e cerchiamo di restare focalizzati sul momento presente, perché nella tua vita non avrai, nessun altro avrà mai nient'altro che il momento presente. Poi, lavorare con un ex, sì o no? Allora, dipende dal rapporto che hai con il tuo ex. Siete amici ormai da tanto tempo e non c'è nessunissimo tipo di problema tra di voi, anzi, potrebbe magari aiutarti essendo tuo amico sul posto di lavoro. Sì, perché no? Se non siete rimasti in buonissimi rapporti e tu stai decidendo se andare a lavorare in un posto dove c'è lui, forse eviterei di complicarmi la vita. Devi un attimino valutare appunto i pro ed i contro. Magari ti conviene cercare un altro lavoro piuttosto che andare in un posto ogni mattina dove sai che non ti troverai bene, o magari invece appunto hai un rapporto bellissimo con lui ed è anche una cosa fattibile, potrebbe anzi aiutarti. Quindi valuta queste due cose. Troppo buona, a volte quasi fessa, come faccio a cambiare? Un bacio, ti seguo da tantissimo, un bacio grande a te. Allora, bella domanda impegnativa anche questa, non è facile, sono anch'io un po' sulla strada di questo percorso, diciamo. In realtà a essere buoni non si sbaglia mai, a fare del bene non si sbaglia mai, indipendentemente da quello che succede. Però se a fare del bene ti ritrovi a stare male tu, a fare del male a te stessa, allora non va più bene. Quindi quello che puoi fare è osservare i comportamenti sbagliati, tra virgolette, appunto, che hai. Quando poi ti ritrovi a dire: cavolo, perché non ho reagito, perché non ho detto qualcosa, perché ho lasciato perdere questa cosa, puoi lavorarci e tentare di non rifare lo stesso errore in futuro, in modo da proteggere te stessa piuttosto che preoccuparti per l'altro o preoccuparti per il rapporto che avete, che si tratti di amicizia, che sia appunto un rapporto con un partner, eccetera. Quindi cerca di osservare, perché qualsiasi errore noi facciamo nella vita, uno, se ci accorgiamo di fare un errore già è tantissimo, e poi osserviamo questi errori e cerchiamo di cambiarne i meccanismi nel futuro. Quindi osserva, vedi che cosa è che puoi cambiare la prossima volta, e quando si presenta l'occasione cambia atteggiamento in modo poi da non pentirti la volta successiva. Spero che tu abbia capito quello che intendo dire, però è la cosa che ha aiutato me. Inizio a prendermi un collega, ma ho il terrore delle relazioni sul lavoro. Che faccio? Allora, qua dipende un attimino. Entrambi siete a tempo indeterminato e rimarrete per sempre su quel posto di lavoro. In questo caso io ti consiglierei di no, o comunque di pensarci molto molto bene su. Nel caso invece uno o l'altro o entrambi fosse a tempo determinato, sai che non è un lavoro che avrai per sempre, buttati, insomma, perché no? Perché no? Viviamo la vita, specialmente in questo momento storico, così se hai l'opportunità, vivila. Come gestire la gelosia sui social? Mi danno fastidio i like, penso ci sia sempre un secondo fine. Immagino tu ti riferisca ai like che danno gli altri al tuo partner, al tuo fidanzato, al tuo ragazzo. Allora, beh, è naturalmente comprensibile perché non è facile, però come prima cosa ti consiglierei di lavorare sul motivo per il quale tu ti senti insicura. Cerca, se puoi, di parlarne con lui, spiegaglielo, raccontagli come ti senti, perché molto spesso ci teniamo dentro le cose, ma magari parlandone e raccontando quello che proviamo al nostro partner ci tranquillizzerà. Quindi non tenerti tutto dentro, digli le tue preoccupazioni, raccontagli come ti fanno sentire questi like e magari sarai in grado di tranquillizzarti. 20 anni e mai avuto alcun tipo di relazione o di avventura, sono io sbagliata? Assolutamente non sei tu ad essere sbagliata, e non pensare di essere l'unica persona a questo mondo che a 20 anni non ha mai avuto una relazione, ti posso garantire che non è così. Quindi lascia che le cose succedano quando devono succedere, non farti fretta, è assolutamente normale, sei giovanissima, quindi vedrai che succederà quando dovrà succedere, e non sentirti sbagliata per questo, perché non è assolutamente così. Va alla grande una
sfera della mia vita, altre invece male. Mi sembra di non raggiungere la felicità completa. Allora, premessa, la felicità non deve mai, la tua felicità non si deve mai basare sugli altri, sui rapporti con gli altri, sulle situazioni, sugli avvenimenti, sugli oggetti, ok? La tua felicità è dentro di te. Tu devi scegliere di essere felice. La felicità ce l'abbiamo tutti dentro di noi e non deve essere mai basata su nessun tipo di fattore esterno. Tu devi essere felice, punto. Anche se tutto ti va male, lo so, è difficile, ma è così. La felicità è dentro di te. Certo, se una cosa ti va bene è ovviamente facile dire ok, le cose vanno bene, se una cosa va male è difficile trovare la felicità, ma è proprio nei momenti difficili che dobbiamo farlo. E se una cosa ti va male e un'altra ti va bene, concentrati di più sulla cosa che ti va bene e lascia un pochino stare la cosa che ti va male. Tante volte l'universo aggiusta le cose naturalmente con il tempo, quindi non ti preoccupare, concentrati sulle cose positive e cerca la felicità dentro di te e non da fattori, da persone o da qualsiasi cosa che arrivi dall'esterno. Prima visita dal ginecologo, consigli, esperienze, muoio d'ansia e imbarazzo. Quello che posso consigliarti di andare da una ginecologa donna. Io sono sempre andata da ginecologhe donne e non mi sono assolutamente mai sentita in imbarazzo. Per loro è il loro lavoro, ne vedono a migliaia di pazienti al giorno, al mese, non so in quanto tempo faranno migliaia di pazienti, ma ne vedono tantissimi di pazienti. Per loro posso garantirti che è lavoro, vogliono semplicemente che tu stia bene, ok? Quindi non aver paura, fatti visitare che è importantissimo. Se ti senti più a tuo agio con una donna, decisamente cerca una ginecologa donna. E rilassati, ci siamo passate tutte, è una cosa importantissima e vedrai che dopo che sei lì ti passerà l'ansia e dillo al medico se sei un po' in ansia, vedrai che riuscirà ad aiutarti. Seguiresti all'estero, pur essendo molto giovane, ventenne, quello che pensi sia l'amore della tua vita? Se è una cosa che avete pianificato bene entrambi, ci sono i presupposti, i vostri genitori lo sanno, perché anche se ovviamente siete maggiorenni è sempre meglio farsi consigliare a 20 anni dai propri genitori, io direi di sì, perché nella vita non si sa mai. Io ho amici per esempio che si sono messi insieme a 16 anni alle superiori, adesso stanno insieme da 15 anni, hanno un figlio, quindi nella vita non si sa mai. Se pensi che sia l'amore della tua vita, insegui i tuoi sogni, cerca di inseguire l'amore della tua vita, ma pondera sempre bene e non escludere i tuoi genitori da queste scelte importanti, soprattutto a quest'età. Mi interessa un ragazzo e a lui interesso io, ma mi sento legata al mio ex. Hai qualche consiglio? Allora, se sei ancora legata al tuo ex, io eviterei di mettermi in una nuova relazione coinvolgendo una nuova persona, magari con il rischio di far soffrire lui, che non mi sembrerebbe tanto giusto. Io ti consiglio di prenderti un po' di tempo per capire se sei ancora invaghita del tuo ex oppure se sei interessata a questa nuova persona. Nel momento in cui l'hai capito, lanciati, buttati, qualsiasi cosa, però se sei ancora presa al tuo ex, non mi lancerei in una nuova relazione, ecco, per rispetto di te stessa in primis e di lui in secondo luogo. Questa è bellissima, non riesco a trovare un fidanzato decente mentalmente, in 6 anni da single. Beh, purtroppo i casi umani ci sono, ce ne sono tanti, quindi insomma posso tranquillamente capirti. Posso solo dirti che quando non stai cercando nessuno, la persona giusta arriva, di solito è così, è assurdo, è allucinante, lo so, ma è così, quindi non cercare l'amore. La cosa migliore è cercare di star bene con noi stessi. Se sei single da 6 anni, probabilmente già sai star bene con te stessi, ma focalizzati su di te, concentrati su di te e quando meno te l'aspetterai la persona giusta arriverà. Pensi che una ragazza giovane, 28 anni, con una figlia di quasi 6 possa rifarsi una vita con qualcuno? Non riesco a trovare nessuno che non sia spaventato da tanta responsabilità. Allora, beh, se hai trovato persone che erano spaventate da tutta questa responsabilità, evidentemente non erano le persone giuste, quindi almeno si contenta che riesci a sgamarle subito. Sicuramente la persona che è pronta ad impegnarsi c'è, è assolutamente possibile, e ci sono tantissime ragazze single con un figlio o con 2 o con 3 figli che poi trovano l'amore della loro vita e ci stanno per tutta la vita, o che hanno diverse relazioni e poi trovano l'amore. Insomma, nella vita tutto può succedere, ti posso garantire
che hai 28 anni, sei giovanissima, hai tutta la vita davanti, goditi la tua bimba, sto guardando se bimba o bimbo, goditi la tua bimba al massimo, la persona giusta arriverà, ma assicurati per te stessa e per la tua bimba che sia la persona giusta. Come posso capire se un'amica è davvero tale o meno? Allora, i segnali possono essere tanti. In linea generale, nota quando c'è qualcosa di bello che ti succede, nota come reagisce la tua amica, se ti fa i complimenti, se è felice per te oppure no. Qui io nelle relazioni ho imparato tanto, vedere come reagiscono gli altri quando è il momento di dirti sono felice per te o complimenti, qualsiasi cosa, insomma, no? Questo può essere un grosso segnale. In linea generale devi sempre capire se quella persona ti vuole bene davvero, quindi se è disposta a fare per te quello che tu sei disposta, saresti disposta a fare per lei. C'è un ragazzo che continua a scrivermi ma io non sono interessata, come glielo faccio capire? In maniera molto molto semplice: non sono interessata, smetti di scrivermi, grazie, ciao ciao. Io sarei molto diretta su queste cose, non aver paura di dire no, non aver paura di dire ti ringrazio ma no. Tu vieni al primo posto, quindi non scrivere ad una persona se non ti senti di farlo, non farti problemi, sì, naturalmente gentile ed educata, ma non farti problemi a stoppare a dire no. Noi donne non dobbiamo mai 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 aver paura di dire no, grazie ma no. Mi sto innamorando di una persona tossica, che faccio? Io sento le sirene, hai presente in questo momento, quindi scappa, se sai che è una persona tossica scappa, non c'è, neanche porti il problema, non, ci starai solo male e passerai un sacco di tempo a chiederti perché non me ne sono andata subito, quindi scappa, adesso prendi, vai, blocca, elimina, vattene. Grazie a te ho scoperto che il mio ex era un vero narcisista, ora ho paura che possa succedermi ancora con un futuro ragazzo, come posso fare per evitare che accada? Allora, non è facile rispondere a questa domanda perché ci sono stata anch'io in questa situazione, però ti posso garantire che dopo aver avuto una relazione con un narcisista riuscirai a vedere molto molto prima i campanelli di allarme, quindi sempre allerta, vigile, se conosci una nuova persona e vedi questi campanelli di allarme scappa subito, altrimenti puoi tranquillizzarti perché appunto avendo già vissuto una relazione del genere riuscirai a sgamare molto prima. Il mio ragazzo non mi dà molte attenzioni anche se so che mi ama, questo mi rende triste. Allora, se la persona con cui stai ti rende triste e non ti dà molte attenzioni, io riconsidererei se voglio stare con questa persona. Il fatto che lui ti dica che ti ama può essere che sia vero, però non è necessariamente detto che è vero. Se una persona te lo dice, te lo deve anche saper dimostrare, e darti delle attenzioni e farti essere felice sono delle cose che una persona che ti ama di solito fa, quindi se ti fa stare triste, non ti dà attenzioni, quando cerchi di parlargliene non sa farti stare meglio, io non ci rimarrei in questa relazione, devo essere onesta. Come accettare che il mio fidanzato mi ha tradita con la mia migliore amica, ormai ex? Quindi lei è la tua ex migliore amica, ma lui continua ad essere il tuo fidanzato? Per come la vedo io dovrebbe essere lei ex migliore amica e lui ex fidanzato. Poi Nicole, volevo chiederti un consiglio, come affronti il tema morte? A me fa molta paura. La paura che le persone hanno di più è la paura della morte. Nel nostro mondo questa è la paura più diffusa, è la paura di morire. Io non ho paura di morire, ho paura forse del dolore che potrei provare perché non si sa, Dio che discorsi facciamo, però ragazzi è così, io non ho paura della morte, io ho paura forse della sofferenza prima di morire, ok? Però non ho paura della morte perché so e credo fortemente che la morte non sia la fine, credo che noi siamo delle anime, degli spiriti che hanno una esperienza terrena ma che in confronto all'eternità del nostro spirito l'esperienza terrena sia solo uno schiocco di dita, questo è quello che penso, quindi so che dopo la morte tornerò nel posto in cui ero prima di venire su questa terra e quindi la cosa non mi spaventa affatto. Ero l'amante senza saperlo, mi ha usato per una notte, lo dico alla fidanzata? Assolutamente sì, proprio perché tra donne ci si deve aiutare, falle capire che persona ha accanto, perché molto probabilmente lei non se ne rende conto se ci sta ancora assieme, quindi assolutamente sì, fallo per fare del bene, però non per fare del male a lui, per una ripicca verso di lui, ma fallo per salvare lei da una relazione con una persona che oggettivamente non la ama. L'importante è l'intenzione con cui lo fai, quindi fallo con l'intenzione di fare del bene. Sono fidanzata da più di 2 anni ma non mi sento più attratta fisicamente, che faccio? 20 anni.
Allora, se non ti senti più attratta da lui, secondo me la cosa più giusta è essere onesta e dirglielo molto chiaramente, perché se è una cosa che sicuramente lo farà soffrire, è anche giusto che lo sappia e sarebbe peggio non dirglielo facendo passare del tempo, magari illudendolo che la relazione stia andando bene quando non è così. Quindi queste sono delle cose difficili, ma a volte essere onesti è difficile, però se gli vuoi bene, al di là del vostro rapporto, ma se gli vuoi bene di fondo, sii onesta con lui e diglielo. Mi sento diversa dalle altre ragazze, quindi mi faccio pippe mentali su mio moroso e penso che le altre siano diverse da me, o meglio, migliori di me. Posso svelarti un consiglio? Tutti noi ci sentiamo diversi e ci facciamo pippe mentali e pensiamo di essere meno importanti, meno belli degli altri. È un problema comune, ce l'abbiamo tutti. Non dare ascolto alle tue insicurezze. Se questo ragazzo è il tuo fidanzato, evidentemente vede qualcosa di speciale in te ed evidentemente ti vuole bene. Quindi goditi le cose belle e non preoccuparti veramente di cose inutili, perché queste sensazioni, queste insicurezze ce le abbiamo tutti, ma se lui sta con te, un motivo c'è. Secondo te esiste l'amicizia con gli ex? Perché il mio ragazzo è rimasto amico con la ex. Nel caso di me e di Neil, per esempio, siamo molto amici e nulla in più, anzi, ci aiutiamo rispettivamente con le questioni amorose dell'altro. Quindi sì, è assolutamente possibile, te lo posso garantire perché è capitato a me e io stessa prima non ci avrei creduto, però è assolutamente possibile perché io ne sono la prova umana. Quindi raccontagli magari le tue preoccupazioni, però non darci troppo peso, perché sì, è assolutamente possibile che ci sia amicizia e niente di più. Sono certa che mi ama, ma ha un carattere di egoista e mi fa sentire sola. Se una persona è egoista e ti fa sentire sola, io non penso che ti voglia tanto bene. Qui siamo sempre noi donne che romanticizziamo tutto. Bisogna sempre basarsi su, non su quello che quella persona dice di provare per noi, ma su come quella persona si comporta con noi e come ci fa sentire, ok? Non è importante quello che ci dicono gli altri, ma è importante quello che dimostrano. E in questo caso non mi sembra che dimostri di volerti tanto bene. Vorrei tanto sposarmi, ma lui dice che è inutile. Ormai nostro figlio ha 2 anni. Ma perché è inutile? Beh, in ogni caso, se avete un bimbo di 2 anni, sicuramente non hai bisogno di ulteriori certezze che lui voglia stare con te, perché avere un bambino assieme è il passo più grande di questo mondo, ok? Però magari puoi parlargliene e dirgli che per te è veramente importante, che anche se il vostro bambino ha 2 anni non ha nessunissima importanza, per te sarebbe comunque un passo importante. Relazione finita da 1 anno, ancora sotto lo stesso tetto, non riesco a fargli capire che se ne deve andare. Allora, se la casa è tua ed è appurato al 100% che è lui che se ne deve andare, diglielo chiaramente, fagli vedere questo video, cioè te ne devi andare. Cioè, nel senso, dopo 1 anno abitare ancora assieme, a meno che non ci sia altra alternativa, non mi sembra proprio l'opzione migliore, quindi... ciao. Non sopporto più il mio compagno, il problema è che abbiamo una figlia insieme. Io ti posso parlare da figlia di genitori separati. Io sono contenta che i miei si siano separati, perché ho vissuto poi tramite le mie amiche a scuola i litigi e i problemi che avevano in famiglia, perché i loro genitori, quando avrebbero dovuto lasciarsi, non l'hanno fatto, e io sono molto grata ai miei per essersi invece separati quando non andavano più d'accordo. Quindi non penso sia giusto dire rimango con il mio compagno o con la mia compagna per il nostro bimbo, per la nostra bimba, perché non si fa del bene ad un bambino facendolo crescere in un ambiente dove i suoi genitori non si sopportano, ok? Quindi cerca di pensare sia al bene del tuo bimbo, della tua bimba, ma anche al tuo bene, perché mettendo te stessa al primo posto, e questo è anche il messaggio che tu passerai al tuo bimbo o alla tua bimba. E questo è quanto per il video di oggi, ragazzi, spero che vi sia piaciuto, perché sto registrando da tipo 1 ora e mezza, quindi fatemi sapere se ne volete altri di questa tipologia, perché ho visto che le domande, cioè, sono veramente 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 tante. Quindi vi do un bacio enorme, mia family, venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Vi aspetto domani sempre puntuali alle 17:30 qua su YouTube. Ciao.